Bentornati a Tutto Campo, buona serata dal Caffè Amaranto di via 30 Trieste. Risalutiamo con piacere mister Luca Magnanensi. Buonasera. Grazie a voi della chiamata. Ben ritornato. Sì, altrettanto. Salutiamo anche Agostino Iacobelli che ha preso possesso. Preso possesso della panchina dell'Aglianese, però alla prima non è andata benissimo, ha perso 3-0. Mi dispiace Agostino, però lui adesso cercherà di mettere in mano il lavoratore, quindi questo gli farà ancora più togliere le cartucce dal contenitore, deve sparare, se no è dura. Un primo flash invece con Luca, con l'Arezzo che probabilmente ha costruito più palle gol rispetto anche alle partite in cui aveva vinto in casa, però stavolta è finita 0-0. È mancato solo quello, è mancato solo il gol per imprecisione, per sfortuna, perché insomma ci ha detto male, perché il pallone 9 volte su 10 ci l'ha dentro invece che fuori, però insomma è successo così. Infatti penso sia l'unico rammarico per dal canto, perché la squadra ha sciorinato una grande prestazione ancora e è mancato solo quello. Però devo dire che un po' troppa imprecisione sotto porta. Gli ultimi 16 metri siamo, non so se frettolosi o quant'altro, però sicuramente ci vuole qualcosa in più. Allora, sentiremo adesso proprio cosa hanno detto nelle interviste sia l'allenatore del Siena, perché è l'ultima volta che l'Arezzo aveva giocato contro la squadra di Scazzola, che è stato il Siena, vincendo per 1-0 dopo tantissimi anni appunto in quel di Siena, e questa volta Scazzola un punto con l'Arezzo se l'è preso, e sentiremo appunto ovviamente dal canto. L'Arezzo gioca bene, forse anche meglio delle vittorie casalinghe con Pontedera, Arzacchene e Albissola, ma non riesce a infrangere il muro del Cuneo nonostante le numerose opportunità avute con Brunori e Persano, tutte mandate fuori nel primo tempo. Nella ripresa decisiva, due parate di Mancone ed un palo su un colpo di testa di Persano. Gli Amaranto hanno provato a logorare il Cuneo con fraseggi e una manovra prolungata, sperando di trovare il guizzo buono anche questa volta. Invece alla fine è solo 0-0 che infrange il sogno amaranto di essere primi in classifica almeno per una notte. Confortante per la squadra di Dal Canto la settima partita senza subire reti. Abbiamo incontrato una squadra che veniva da 3 vittorie e 2 pareggi e l'hanno rimpicciolita i miei giocatori, nel senso che se abbiamo fatto una partita di questa caratura qua, presumo che non sia insomma lo scarso valore dell'avversario, ma sia una squadra costantemente in crescita come la nostra sotto il profilo delle prestazioni. È chiaro che non balza all'occhio come quella che può essere stata col Pontedera, perché non abbiamo vinta la partita, quindi stiamo a sindacare sull'episodio, come è normale che sia nel calcio. Io oggi credo che i ragazzi abbiano fatto la migliore gara della stagione. Se l'avessimo vinta saremmo tutti felici e contenti, non l'abbiamo vinta e ce la incartiamo e vediamo che facciamo con la Provercelli. È chiaro che ho perso un giocatore con caratteristiche offensive e di qualità pesante per questa categoria qua. Quando si è arrotto è andato a fare quel ruolo lì, secondo me l'ha fatto benissimo, anche perché credo che sia il vestito migliore suo. Bello non sta benissimo, ma speriamo neanche così male come poteva sembrare al momento dell'impatto, quindi verrà valutato i prossimi giorni. È chiaro che mercoledì e sabato e domenica a Novara non ce l'ho, però vediamo che succede. Bello il saluto finale con la curva che ha capito e che ha visto che anche oggi è un ottimo calcio, no? Sì, ma i ragazzi non gli posso rimproverare niente, siamo una squadra che ha rubato palla, ha creato occasioni, ha giocato per fin troppo, nel senso che oggi trovare un difetto su partite così, l'ho detto spesso, la paura è quella di concedere il fianco all'avversario, magari la perdo pure, ma non abbiamo concesso nemmeno quello, quindi oggi non saprei proprio cosa dirvi. Sembrava quasi che volesse sfiancare l'Arezzo, no? Logorando ai fianchi e trovare l'episodio giusto, come è avvenuto in altre partite. Quando si trovano squadre che si chiudono così serve un episodio che la sblocchi. Oggi non siamo stati bravi e fortunati a trovarlo, anche se non è che posso rimproverare, che ne so, poca cattiveria nel cercarlo, perché alla fine le occasioni le abbiamo avute. Sono due partite, perché ripeto, secondo me pure contro l'Olbia non è stata così evidente, invece io resto all'idea che abbiamo avuto delle situazioni pesanti per poter fare gol. Però quello che mi lascia contento è che la squadra è in costante crescita, è un periodo dove più passano le partite la squadra acquisisce consapevolezza di quello che fa. Così sempre non può andare, perché ora andiamo ad affrontare anche avversari di livello con qualità alta, quindi ci aspettiamo delle partite difficili, saranno difficili per loro, saranno difficili pure per noi. Insomma, più impiego per quanto riguarda Salifu, alla fine che indicazione ha avuto?
fatto quello che doveva fare. È chiaro che è un giocatore che oggi non ha ancora il ritmo della partita, però si è difeso con esperienza, con mestiere, sapevo tanto che era così, e quindi insomma è una soluzione in più che abbiamo, questo sì. Settima gara senza subire reti, insomma è un dato che, anche perché tre poi subite tutte in casa della Juventus nel 23, l'altra è un altro gol, quella in casa della Juve due anche abbastanza dubbi, no? Sì, questo è un dato confortante, perché non tanto perché, ripeto, se quello che ho detto domenica, se avessi fatto la partita al contrario che abbiamo visto fare oggi a loro, allora se l'avversario mi ci schiaccia in area ci sto, se non mi ci schiaccia non mi piacerebbe. Invece la squadra non subisce gol, però non è passiva, quindi arriverà anche il momento dove invece non saremo così ermetici, magari faremo qualche gol di più. Le partite comunque, per tentare di vincerle, vanno tenute in equilibrio, quindi il non prenderlo ci consente sempre di avere la speranza prima della fine di poterlo fare. Non era questo il nostro obiettivo, perché noi abbiamo iniziato questo campionato che non abbiamo niente da perdere, nel senso ci dobbiamo provare a salvare, anzi secondo me ci riusciremo anche a salvarci. Giochiamo con 7-8 giovani che arrivano dalle primavere, che sono al primo anno. Fino adesso avevamo fatto sempre molto bene, avevamo meno punti di quelli che meritavamo, nonostante sono tantissimi, visto anche i tre che ci hanno levato. Oggi è stata la prima partita dove non siamo stati fluidi e brillanti come al solito, e quindi siamo contenti del punto, della prestazione un po' meno, perché anche se poi il secondo tempo abbiamo giocato con tre attaccanti, perché la nostra caratteristica è quella di essere propositivi e di andare a giocarcela contro chiunque. Però oggi l'Arezzo ha fatto meglio, poi è chiaro che io dico così, poi dobbiamo mettere in conto che abbiamo giocato contro l'Arezzo, una squadra che dovrà fare un altro tipo di campionato rispetto al nostro, che in casa comunque aveva sempre vinto e aveva fatto bene contro chiunque, e quindi c'è anche l'avversario. C'è anche da dire che noi oggi ci mancano, siamo tutti giovani, abbiamo giocato con 4, 5, 6, anzi finito con 7 tra 98, 97, 99, ci mancavano 4 giocatori che per noi comunque in alcuni ruoli sono importanti, e quindi speriamo di recuperarli, anche per avere dei cambi in dei ruoli che oggi abbiamo fatto un po' fatica, qualcuno era stanco, l'ho dovuto tenere in campo. Poi ripeto, oggi comunque abbiamo giocato su un campo difficile contro una squadra organizzata e che farà un altro tipo di campionato rispetto al nostro, almeno sulla carta. Con due squadre che stanno subendo poco a livello di gol, e anche voi insomma, cominciate ad avere una buona imbattibilità. Sì, noi devo dirla, siamo partiti la prima partita a Pisa, abbiamo fatto benissimo, abbiamo perso immeritatamente. Poi l'altra partita che abbiamo perso con la Juve, dove ce la siamo giocata alla pari, abbiamo sbandato l'ultimo quarto d'ora, abbiamo perso 4-0, poi abbiamo sempre fatto bene, meritando sempre la vittoria, infatti abbiamo sempre vinto tranne oggi, e con la Lucchese avremmo meritato di vincere. Oggi, ripeto, è l'unica partita dove l'avversario ci ha messo sotto, avrebbe meritato di più che noi sicuramente, però abbiamo incontrato anche l'Arezzo, ne siamo alcuni, quindi ci sta anche quello. Ti mettevate in particolare Bruno, che abbiamo visto un Ferreira proprio quasi asfissiante su di lui, lo inseguiva da tutte le parti, soprattutto nel primo tempo. Sì, no, il primo tempo l'ha sofferto un pochettino, poi l'ho cambiato, l'ho messo a sinistra e ho messo Castellana a destra. Siamo partiti 3-5-2, poi ci siamo spostati 3-4-3 anche il secondo tempo con tre attaccanti, perché l'Arezzo oggi aveva il campo in mano, erano più pericolosi, e quindi se ti difendi e basta, il gol lo prendi. Non è nella nostra identità, visto che siamo giovani, quindi dobbiamo essere propositivi. Abbiamo cercato di esserlo, lo siamo stati meno di quello che volevamo, comunque anche per merito dell'Arezzo, comunque è una squadra forte. Il decano dei giornalisti, questa è la presentazione d'obbligo, Nanni Grazie. Melani. Allora, un'occasione persa per l'Arezzo. Beh, con grande rammarico, e più che il decano, un innamorato della maglia amaranto, sono dispiaciuto per quello che abbiamo lasciato sul campo, perché secondo me c'è stata una difficoltà interpretativa della partita, specialmente nel secondo tempo. Però io sono un vecchio sognatore, vorrei che tutto si proponesse nel migliore dei modi, contentiamoci di questo, perché la squadra era sostanzialmente, i nostri avversari, arcigni, motivati, decisi, un arbitro non all'altezza della decisione. Ha lasciato molto giocare. Sì, sì, anche picchiare. Ma in questa annata strana, questo caos, squadre penalizzate, l'abbiamo viste anche gli altri anni, però tutte queste partite da recuperare, potrebbe essere un'annata strana della quale approfittare? Beh, noi d'altro canto abbiamo vissuto una vicenda strana. Ci hanno fatto pagare delle realtà di Cocciano, mettendomi figurativamente nella posizione presidente,
una lira ci hanno fatto pagare 100 euro. Vediamo adesso che quello che hanno applicato nei confronti dell'Arezzo non lo hanno applicato nei confronti dell'Arezzo. Vedremo lo sviluppo quello che sarà. Però un'annata strana, prendiamola come un'annata strana. È un mondo di strani questo. Ti chiedo un'ultima cosa, visto il presidente La Cava che è andato a salutare i tifosi prima della partita, dopo la querelle dell'orario cambiato due volte, e alla fine ha prevalso il buon senso. Non so se sia una questione di cortesia, di buon senso. L'ho seguito questo valzer degli orari, mi si dice che era stato richiesto per poter tornare a casa in tempo, non lo so, quello che c'erano delle ragioni obiettive. I tifosi, d'altro canto, hanno fame dell'Arezzo e se alle 6 giocando ne può venire anche due in più, sono due in più che continuano a cantare come canta questa curva, che ancora, visto che sono decano, da anni mi stupisce. Di nuovo insieme, abbiamo ascoltato allora prima della pausa dal canto, dice nulla da dire, una squadra che è bella da vedere, nel senso c'è da gusto poi a vederla e anche i giocatori sembra che proprio si divertano. Sì, il gioco è di altra categoria, è papabile, no? Poi essendo allo stadio senti i commenti un po' di tutti, no? Quindi quelli più, diciamo così, più accreditati e il tifoso vero, e tutti concordano sul fatto che Arezzo è una squadra che gioca un grandissimo calcio. C'è da dire chiaramente che in questo momento la squadra sicuramente sarà ancora più da amalgamare per quello che riguarda la fase finalizzativa, perché per il resto c'è veramente poco da dirci. Ecco, proprio questo Brunori Persano, che diciamo Persano fin dal primo momento diciamo che si era abbastanza sbloccato fin dalle amichevoli estive, no? Brunori si è sbloccato diciamo più recentemente, ieri hanno avuto delle buone occasioni tutte e due. Sì, non scordiamoci che si è fatto male Belloni, e Belloni in questo momento è l'unico, diciamo così, rifinitore che può fare la giocata agli ultimi 25-30 metri. Infatti è uscito lui, si è un po' spenta la luce su quella situazione lì, e questo è stato il problema vero, secondo me. Non, gli errori sotto porta ci possono stare, non ci dovrebbero stare, perché attaccanti di quel livello, non ti dico che ogni tiro un fegatello, come si dice Arezzo, però dovrebbero essere più cinici, quello sì. Anche perché è un anno strano, no? Cioè nel senso che abbiamo avuto queste penalizzazioni, cioè il Cuneo, abbiamo avuto la Lucchese meno 11 che è precipitata, no? Cioè se terzo ultimo, il Cuneo forse ha un'altra penalizzazione. Col fatto che l'Arezzo si trova lì, è vero che è una classifica che non si può decifrare, perché se l'Entella le vince tutte, cioè viene su. È sempre un sì. Il Siena, per dire, invece sta avendo grandi difficoltà. La stessa che la affrontiamo mercoledì, quindi si tocca un tasto molto dolente, no? Si guarda la classifica piena di asterischi più che dei punti, sicché sembra che abbia navigato, però in realtà c'è da dire che l'Arezzo, quello che ha fatto, si è conquistato sul campo. Logico, ora abbiamo 4 partite, se non erro abbiamo la Pro, poi andiamo a Novara, poi viene la Carrarese e poi l'Alessandria, se non sbaglio. Dovrebbe essere qui. Quindi è un bel mesetto, bello tosto, e qui secondo me si vedrà veramente l'Arezzo che potenza ha. Anche perché poi va valutato in una classifica un attimino più attendibile, no? Perché ieri sera addirittura l'Arezzo, vincendo almeno per un giorno, poteva essere prima in classifica, in attesa del risultato del Piacenza con la Juventus Under 23, però con tutti questi asterischi è anche difficile valutarlo in rapporto alle altre. Però io credo che quando una squadra propone gioco già da inizio campionato, lo mantiene, anzi vedi giornata per giornata che è un gioco ancora più fluido, molte volte vanno a memoria, si vede che le giocate ormai gli riescono bene, considerando che questo è un gruppo quasi totalmente nuovo, un allenatore nuovo, quindi mentalità nuova, cambio di gioco, cambio di ritmi, cambio di allenamenti, c'è solo da dire che diverte vederli giocare. E quindi mi aspetto sempre più in crescita, non un calo. Posso sicuro che la società interverrà dove ci sarà bisogno. Questo è un po' quello che anche il tifo chiede, cioè dice se siamo lì nel senso siamo in una posizione che potrebbe prospettare magari anche una partenza playoff buona e fare alzare l'asticella magari con... però anche se poi non è detto che sia automatico, sì, che sì, prendi l'attaccante che magari... si dice segna tante reti e poi magari non è detto. Sì, giustamente il tifoso si fa angolosire, no, dalla classifica,
mentre poi quando in realtà sei addetto ai lavori riesci a fare le cose non sempre bene, sicuramente cerchi di farle al meglio, cercando quelle che sono le soluzioni possibili e migliori per non poi rompere gli equilibri che ci sono dentro lo spogliatoio, che sono sempre spesso molto sottili. Però sicuramente l'Arezzo, sono convinto che a inizio campionato, meglio anzi a inizio ritiro, nessuno si sarebbe immaginato che sarebbe stata in queste posizioni qua. Ci siamo, sono stati molto bravi a dire il lavoro a costruire tutto questo, quindi vediamo, ci vuole pazienza, come tutte le cose ci vuole pazienza. C'è da dire che la fase difensiva dell'Arezzo, perché le statistiche a volte sono fredde, però 7 partite senza subire gol, se poi andiamo a analizzare i gol subiti vediamo che uno è quello della Zachena, un autogol su una carambola, un rimpallo, 3 sono stati quelli di cui diciamo forse buoni ce n'era 1,5, quindi diciamo della Juventus, quindi alla fine non hai quasi praticamente subito niente. Ho detto gli equilibri prima, no? Ho detto gli equilibri, infatti la squadra è molto equilibrata già di per sé, quindi quando vai a mettere dentro dei giocatori che ti devono far fare il salto di categoria, essenzialmente giocatori che sposano il progetto, sposano la mentalità e sono pronti già a livello mentale e fisico, altrimenti secondo me serve a poco. Ti ripeto, questo è merito di chi ha costruito la squadra e di chi la sta plasmando, in questo caso l'allenatore, che però è stato scelto da chi ha costruito la squadra. Cosa ti piace di più di Dal Canto? Dal Canto secondo me dà tanta serenità ai giocatori, oltre a dargli le nozioni, questo è vero, però è un allenatore molto posato, diciamo così, poco coreografico, molto essenziale, però dà tranquillità, perché il lavoro che lui fa in settimana lo fa talmente bene che se guardate le partite lui in panchina non è mai iperagitato o iperteso come possono essere gli altri, e questo lo trasmette magari per addetti ai lavori, lo vedono meglio, linguaggio del corpo. Lui è una persona molto serena, molto, molte volte si mette accovacciato perché sa il fatto suo. E, diciamo, perché è stato anche calciatore a certi livelli, no? Nel senso, potrebbe coniugare anche questo, come detto, tanti altri. Sì, ma non è detto che sei stato calciatore poi ti permette di fare l'allenatore, ti aiuta, ma molte volte non te lo permette se non c'hai caratteristiche tue ben precise. A proposito di agitati, abbiamo visto l'allenatore dell'Udinese che non è stato calciatore, perché lui allena da quando aveva 15 anni. E quindi ha fatto proprio una carriera di allenatore, invece è molto agitato in panchina, però non con grandi risultati. Se guardi Mourinho, che non ha fatto giocatore, non è che ha agitato, peggio. Cosmi non ha fatto giocatore, peggio mi sento. Sì, vabbè, Sacchi diciamo che aveva un altro aplomb, ma per altre situazioni, no? Però logicamente non sempre aver fatto giocatore ti permette di fare l'allenatore, devi avere delle caratteristiche ben precise che non tutti hanno, credete, non tutti hanno. E quindi si ragionava prima durante la pausa anche del, diciamo, della spinta sulle fasce, no? Perché semmai, ecco, se dobbiamo trovare, come dire, il classico, il pelo nell'uovo, il pelo nell'uovo, che l'Arezzo spinge molto sul centro-destra, cioè sulla parte di Luciano, gran parte delle traversioni sono arrivate da destra. Quando è arrivato all'occasione del palo di Persano, il cross era da sinistra di Buglio. Ma già anche nel primo tempo era stata creata un'occasione dove abbiamo fallito per nulla il gol con Brunori, se non sbaglio, con un cross da sinistra. Sì, vabbè, logicamente è un sistema di gioco che propone delle giocate in quel modo lì. È vero che quando trovi squadre chiuse in quel modo, attaccare le fasce con continuità e essere martellanti e variando la fascia di gioco li metti in difficoltà, perché l'attenzione qualche volta può venire meno, però sai, sono sempre bisogni, insomma. Certo. Comunque, perché ogni tanto sale anche Sala che poi aveva trovato il gol, però rispetto a Luciani chiaramente le caratteristiche sono più di un Luciani a venire su, spesso si scambiano, l'attaccante esce, infatti anche diciamo, alcune soluzioni offensive che abbiamo visto con Brunori, quando si allarga e poi la rimette dentro per Persano, così erano arrivati dei gol in passato. Sì, sì, no, sì. Anche ieri poteva succedere. Luciani quando prende palla attacca dentro il campo, no? Fa la diagonale interna, cerca di creare subito la numerica, trovare il pertugio giusto per mandare dentro l'attaccante. Però c'è anche da dire che ci sono anche gli avversari. Ieri il Cuneo, la squadra veramente messa bene in campo, ti sporcava sempre la linea di passaggio. È difficile fare gol a squadra in quel modo. Insomma, poi Cuneo non è vero, penalizzata, ma non è delle peggiori per quello che abbiamo visto. Assolutamente. E tra l'altro abbiamo sentito proprio l'allenatore Scazzola
a cui abbiamo chiesto se, perché i primi minuti c'era Ferreira, no? L'argentino che seguiva proprio, pedinava Brunori, lo andava a prendere da tutte le parti anche in modo rude, però lo soffriva perché in un paio di casi l'aveva saltato e poi Scazzola ha cambiato, l'ha spostato dall'altra parte e Brunori è stato meno pericoloso. Sì, ha cambiato anche il modulo tattico perché passava dal 3-5-2 al 4-4-2 perché ha messo un esterno aperto, ma loro, sai, ripeto, hanno fatto la loro gara era basata sulle ripartenze e soprattutto sulle palle inattive. Se infatti guardavi bene le palle inattive che hanno avuto, hanno usato tre schemi diversi e noi siamo stati molto bravi a impedire di caderci, perché non è facile, specialmente la prima palla inattiva che hanno fatto scaglionati, tre in fondo e tre a metà, se non sei più che attento e messo bene ti fanno male, e loro ci lavorano molto su queste cose qua. Ultima cosa su Persano e Brunori, si dice che non siano attaccati, cioè non siano proprio quegli attaccanti che si buttano su, che ne so, arriva una palla, si fiondano a prescindere, no? Sono un pochino più aspettano di vedere. Sì, aspettano, è così, se condividi. Sì, aspettano l'azione, sono più manovieri, però dentro l'area ci giochi male contro. Infatti hanno fatto vedere che se erano più precisi, probabilmente, non ti dico finiva 3-0, ma 2-0 sì. Grazie al mister, ci rivediamo presto. Tra poco invece continuiamo a parlare e torniamo a parlare anche sul discorso del dietro al front, anche sull'orario proprio di mercoledì, la gara si gioca alle 18, tra poco. Bentornati al Caffè Amaranto, ci ha raggiunto Luca Morosi, bentornato Luca. Grazie Fabio. Allora, partirei Luca con te, c'è stata prima dell'inizio della partita questa camminata del presidente, no? Di Testini, insomma, della società verso la curva, è stato quasi un abbraccio dopo un po' le polemiche che c'erano state sull'orario della partita. Inizialmente era alle 20:30, poi spostata alle 15, e questo aveva fatto arrabbiare anche giustamente gli abbonati, soprattutto anche Orgoglio Amaranto aveva espresso contrarietà per questa decisione, poi si è trovato questa via di mezzo. Sì, guarda, ti dico subito che io sono arrivato un po' tardi, quindi sono arrivato preciso, me la sono persa stavolta. Altre volte l'avevo visto, però sono sempre venuti e fa piacere. Io credo che sia stato fatto uno scivolone con quell'anticipo alle 3. Però la buona volontà del presidente di rimediare e soprattutto l'aver ammesso di aver fatto comunque un errore, sicuramente dettato dall'ingenuità e magari anche da un pizzico di inesperienza sulla sede della presidenza di una squadra di calcio, sia da apprezzare insomma questo dietro fronte, questa ammissione di colpa. Quindi è una cosa che non ci eravamo più abituati con le precedenti gestioni, in cui loro avevano sempre ragione e noi torto, e che se provavamo a criticare qualcosa era solo in malafede eccetera. Invece qui abbiamo forse un presidente finalmente serio e umano anche, che ammette i propri errori, ha cercato a posto rimedio. Alcuni probabilmente non potranno lo stesso, però già alle 6 è un orario più fruibile anche ai tifosi, alla tifoseria. Grazie, sicuramente li recuperiamo con questo orario. Per quello che lo conosciamo, probabilmente è stato un piacere che lui voleva fare alla Proverci. Io penso sia stato questo, no? Senza pensare, ecco, forse non gli è venuto manco a me. Credo anche che sia un periodo tale di crisi anche per le società, e comunque conclamato anche a livello di vertici federali, che se si può trovare un modo di fare un favore anche a una società pur avversaria, ma pur sempre nella stessa barca, ecco, si è messo magari nei panni del presidente Provercelli, che una notte in più ha dei costi, ovviamente. Il pernottamento e tutto fa in questo periodo per risparmiare un po' anche nelle casse societarie, penso sia quello insomma. Si sta costruendo insomma qualcosa che penso i tifosi stiano apprezzando, anche perché dall'incubo poi il calcio è veramente strano, imprevedibile, no? Perché da quell'incubo, dalla possibile scomparsa, si è arrivati addirittura a un secondo posto in classifica per il momento. Sì, era proprio di questi tempi l'anno scorso che sorgevano i primi problemi, le prime penalizzazioni, e pensare a dove eravamo prima e dove siamo adesso è veramente quasi un miracolo. È stata la forza di tutti, è stata la forza di un presidente e di una dirigenza che ci sta veramente mettendo idee e soldi. E adesso la situazione è veramente capovolta rispetto a un anno fa. E i risultati arrivano, la società sembra sana, non ci sono problemi, la squadra gioca, è tutto positivo. Penso che i tifosi apprezzino, anche quando non si vince, apprezzino questo spirito e questo,
appunto un momento positivo dopo tutto quello che c'è stato. Ecco. Infatti l'applauso a fine partita, nonostante appunto è venuto fuori uno 0-0, poi uno 0-0 frutto di tante azioni, frutto insomma di una squadra che ci ha provato fino alla fine e che ha fatto vedere anche un bel calcio. Sì, esatto, la tifoseria ha giustamente applaudito la fine partita, perché comunque sia, al di là che non è arrivata la vittoria, non è arrivato il gol, però la squadra ha comunque giocato anche ieri. E questa squadra non ha sbagliato una partita, secondo me, da inizio anno, nemmeno quando abbiamo perso con la Juve B, perché comunque fu una partita anche quella un po' stregata e sfortunata, e ha sempre fatto delle partite importanti, secondo me, dal punto di vista del gioco, sempre propositive, e questo la tifoseria sicuramente lo apprezza. Considerato, lo diciamo anche prima, tra penalizzazioni, incertezze varie, forse la B l'anno prossimo sarà di nuovo estesa, si dice, di nuovo a 22, quindi potrebbero esserci dei playoff allargati o comunque con più possibilità, insomma potrebbe essere un anno con una congiuntura astrale, tra virgolette, da sfruttare, da cavalcare. Sì, all'inizio sicuramente nessuno credeva che questa squadra potesse essere lassù in alto, insomma, e probabilmente non siamo da stare proprio nelle primissime posizioni, però secondo me è una squadra che effettivamente playoff, in una buona posizione di playoff ci può arrivare, e con queste appunto incertezze anche sul nuovo format della B ci sta anche che possa succedere qualcosa di incredibile. Forse ci manca qualcosa, magari a gennaio potrebbe essere anche l'occasione, se continuiamo a mostrare questo gioco e questi risultati, per fare anche un piccolo sforzo, perché potrebbe essere davvero un anno particolare in cui può uscire una sorpresa, ecco, un outsider potrebbe anche fare il colpaccio. Sentiamo Cutolo, che ieri è tornato a partita in corso, e poi un giocatore che piace moltissimo, che poi è una favola, se vogliamo, anche questa del calcio, cioè Serrotti. Pizzico di amaro in bocca, perché per la prestazione che si è fatto penso che meritassimo assolutamente i tre punti. Peccato, perché ci tenevamo a portare a casa questa partita, però è importante comunque dare certe prestazioni come abbiamo fatto oggi, perché se andiamo comunque ad analizzare i numeri, è una partita dove si è giocato veramente in una sola metà campo e pensavano in una sola porta. Peccato, perché dobbiamo avere ancora quel pizzico di cattiveria in più che ci permette di portare a casa, sotto, a quando affrontiamo un certo tipo di avversario come il Cuneo oggi, bisogna essere più cinici, più cattivi, perché questo è un avversario che poi alla lunga si difende sempre più basso e diventa sempre più difficile. Oggi sono contento, perché comunque rientravo dopo 3 settimane e dal punto di vista dell'infortunio sono recuperato appieno, quindi questo mi fa molto piacere, perché stare fuori 3 settimane è stata dura, però adesso sono recuperato del tutto e sono a disposizione del mister, quindi sono contento di aver dato il mio contributo oggi anche nella parte finale della partita, però ecco, già siamo a guardare avanti, che fra 3 giorni abbiamo un altro incontro veramente importante. Ecco, che margini di crescita ha una squadra che è molto bella da vedere, che ha fatto grandi cose fino a questo momento? Sì, ma devo essere sincero, neanche noi lo sappiamo dove possiamo arrivare, che campionato possiamo fare, perché questa è una squadra, come hai detto te, c'è veramente ancora grandissimi margini di crescita. Noi dobbiamo cercare di lavorare come stiamo facendo, perché ormai abbiamo appreso una certa identità e mentalità. Normale che ci manca qualcosa per fare il salto di qualità, e quello dobbiamo farlo più in fretta possibile. Ripeto, come magari oggi contro un certo tipo di avversario come il Cuneo, se riesce a sbloccare prima la partita, sicuramente veniva fuori un altro tipo di prestazione. Però vanno fatti solo i complimenti, perché veramente abbiamo fatto tutto noi, e quello è l'amaro in bocca che ci rimane di questa serata. Sono d'accordo con il mister, forse è stata la migliore prestazione, o comunque la partita che meritavamo più di vincere. Quando c'è una squadra comunque crea così tanto e rischia poco, insomma, per questo siamo contenti. Dispiace, è normale che dispiace non aver raggiunto 3 punti, però niente, andiamo avanti. Io avevo già detto, insomma, che posso farli tutti e due i ruoli, cioè che alla fine
lo faccio alla mia maniera, però sono ruoli che ho fatto tutti e due. Sei in condizione molto brillante e sei diventato insostituibile praticamente. No, cioè, sono in questa squadra siamo tanti, sono tutti importanti. Insomma, sei stato bravo anche in estate a, diciamo, a convincere, no? Lo staff. Sì, sicuramente, ma ringrazio come avevo già fatto, insomma, lo staff e la società per l'opportunità che mi hanno dato, però qui siamo una squadra, quindi quando le prestazioni vengono è sempre merito di tutti, insomma, si va in campo e si gioca in 11. Adesso si gioca subito contro un avversario, insomma, che basta il nome per capire la difficoltà, no, della partita. Sì, sicuramente, però noi pensiamo a noi, insomma, pensiamo a crescere, a migliorare giorno dopo giorno. Noi credo che abbiamo la grande umiltà di rispettare tutte le squadre, quindi sappiamo che tutte le partite sono difficili, vanno affrontate nella stessa maniera, comunque bisogna sempre rispettare l'avversario e sappiamo che possiamo fare la nostra partita con qualsiasi squadra. Serrotti, insomma, con grandissima umiltà si è avvicinato, è stato anche ieri uno dei migliori, no? Nella partita col Cuneo, si è avvicinato così veramente con grande umiltà nel ritiro, pensate che giocava appunto dei dilettanti, che sembra incredibile, perché sembra anche forse sprecato anche per la Serie C, non solo è riuscito a farsi tesserare, ma adesso è anche se lui ovviamente su questo non conferma, però sembra inamovibile in questo momento. Sì, esatto, noi ci si chiede in curva, anche gira voce, ma come fa questo, come ha fatto questo a giocare sempre in Serie D e non aver quasi mai giocato tra i professionisti. In effetti è un giocatore che ha un po' tutto, perché ha piede, però ha anche molto dinamismo, ha corsa, lotta su tutti i palloni. Può giocare in vari ruoli del centrocampo, perché già dal canto l'ha provato sia mezzala che trequartista. Insomma, è veramente quel classico giocatore che fa sempre comodo a un allenatore, che un allenatore vorrebbe sempre avere in squadra, secondo me, perché può far tutto ed è sempre a disposizione. E sì, era in prova, inizio ritiro e si è conquistato il posto, quindi è proprio anche una bella favola, sì, è la dimostrazione che con l'impegno e la dedizione si può veramente arrivare dove uno spera di arrivare, insomma. E quello che colpisce è cioè proprio come i giocatori, sembra proprio che si divertano, cioè come da quelli che c'erano prima, i pochi che sono rimasti, ma anche gli altri, cioè sembra una squadra che gioca insieme da molto più tempo. Sì, in effetti si è creata un'amalgama di cui non sospettavo, insomma, non credevo che in così poco tempo si potesse raggiungere questa intesa in campo e questa appunto anche coesione, unione del gruppo, perché mi sembra un gruppo molto unito che lottano tutti insieme per raggiungere i risultati. Lo testimoniano anche pochissimi gol presi, siamo una squadra che evidentemente sa soffrire insieme, quindi c'è molta amalgama, e nonostante che appunto sì, dall'anno scorso siano rimasti veramente in pochi e niente, poi chiaramente i risultati hanno aiutato. Secondo me era importante partire bene, una squadra così giovane con tutti questi elementi nuovi era importantissimo partire col piede giusto, e l'abbiamo fatto, e adesso stiamo anche vivendo di quest'onda, secondo me, dell'entusiasmo e della anche fiducia nei propri mezzi che uno ha quando vede che i risultati arrivano. Luca, grazie di essere stato con noi, a presto, ci rivediamo lunedì prossimo, che vediamo mercoledì alle 18 allo Stadio Comunale, c'è Arezzo Provercelli, che in questo momento, insomma, può essere una spinta ulteriore verso questi sogni d'alta classifica.